Si parte con il primo errore da parte della squadra ospite in vantaggio 2-7-0 con la Ranieri. Attacco della Sacchetti, lungo. Zero per la pallavolo Triumbra Ternana che tenta la reazione ma deve subire l'attacco della numero 6 Poggi che accorcia le distanze. Siamo ancora alla solita asciugatura di terreno. Pronta la Poggi a rimettere palla in gioco, Bartolucci, Piastra, al servizio ancora la Piastra, punteggio di 3-1, terzo set. Ancora un errore in ricezione della squadra ospite. Servizio Piastra sulla Sacchetti, Ranieri per l'attacco in campo della Mancini. Siamo a guardare anche i punti fin qui realizzati dalla giocatrice, 7 punti per la Favoriti, 2 per la Tocca, 1 per la Belli, 3 per la Camilli, 7 per la Delfino, 7 per la Piastra, 5 per la Fiorini, mentre in casa della Astra Chiusure Lampo Euroripoli 5 per la Storni. Otto per la Poggi. Pass della Favoriti. Capitan Favoriti. Dicevo, 8 per la Poggi, 6 per la Mancini, 7 per la Bencini, 7 per la Sacchetti e 2 per la Ranieri. Resta un dato molto molto importante per la Ternana, i tanti errori commessi nei primi due set. Esattamente 19 errori punto nei primi due set per la squadra della Crati Umbria Ternana, che sono un po' tanti. Su 50 punti delle avversarie quasi un set regalato, bisogna stare più attenti. Comunque si gioca, la partita non è terminata ancora, adesso c'è il punto della Delfino, porta 6 punti della sua squadra, 6-3 con Tocca in battuta. La ricezione della Baldini, torni fuori, è fuori l'attacco della numero 3.
tocca sulla Sacchetti, Ranieri in bagher per la Sacchetti, la difesa della Piastra, Irene tocca per l'attacco fuori del Delfino. Quattro chi batte, chiaramente sette chi riceve, con la Sacchetti. Ace. Errore di valutazione in casa Credimbria Ternana. È il punto numero 5 delle ospiti che si avvicinano. Fiorini. Siamo sul 6-7, si riporta sotto la squadra ospite. Ancora la Sacchetti in battuta. Ancora sulla ricezione della Ternana, il pallonetto. È il punto numero 8, è il time out tecnico, il primo di questo terzo set. Ricordo ancora 2-7-0 per la Astra Chiusure Lampo Euro Ripoli di Firenze, 21-25 21-25, e adesso è in vantaggio 8-6 in questo terzo set la squadra del Credimbria Ternana. Ricordo anche i due arbitri, Lucia Casacci di Città di Castello e Beatrice Croccolini di Perugia. Manca ancora qualche secondo prima che le due squadre ritornino in campo. Ricordo sempre un time out di 60 secondi, un minuto, time out tecnico, mentre time out sul campo di 30 secondi. Torna in campo la Ternana con la Delfino in battuta. La ricezione della Sacchetti, Ranieri in bagher per l'attacco della Ternana, la difesa sempre della formazione di Terni, ma c'è l'appoggi da posto 4. Non perdona e si avvicina ancora. Storni per la squadra ospite in battuta, errore per lei. Errore per la Storni, quarto errore in battuta per la formazione ospite contro i 5 della Credimbria Ternana nel corso di questo incontro. Ancora sulla Sacchetti, deve correre la Ranieri. Gioca palla e la Fiorini da posto 4 tira un colpo secco e riporta più 3 la Credimbria Ternana, 10-7, dando la possibilità alla Palomba di andare al servizio. Parte il servizio della Palomba, sempre sulla Sacchetti, punto fisso della ricezione. C'è l'errore in difesa del Ternana sulla palla piazzata. Dieci chi
chi riceve 8 chi batte, con la Ranieri in battuta, la palleggiatrice della squadra ospite, batte sul Delfino, non può attaccare, scusate, la Credium Medernana. Palla giocata molto male da parte della Ternana, una palla, un attacco lungo, ma palla gestita molto male dalla squadra Ternana, che vede le ospiti riportarsi sotto nel punteggio. Fiorini in bagare per Piastra. Che sta cercando di risolvere i problemi della Ternana, realizzando questo punto da posto 4. 11-9 con la Fiorini in battuta sulla Sacchetti. Ranieri, palla in 4 per la Mancini. E si gioca punto su punto. Nessuno dei due sestetti riesce a prendere il vantaggio sull'altro in questo terzo set, e si sta giocando punto su punto. Poggi sulla ricezione fast murata sulla favoriti. Brutto errore della Ternana ancora qui in questa fase di impostazione di attacco. 11 pari e si va sulla ricezione, sulla battuta dell'appoggi Bartolucci, la difesa della Baldini. Undici a dodici, porta in vantaggio la squadra ospite. Che va in battuta ancora con la Poggi sulla Fiorini. Fast. Errore della favoriti. Ancora l'appoggio in battuta sulla ricezione della Delfino. Palla lunga. E la Bencini mette a segno il punto del più 3. 11-14. Ancora l'appoggio in battuta, più 3 per le Toscane. Piastra. Il muro vincente della Mancini. 15-11. Ancora la Poggi in battuta, più 4. Bartolucci per Irene, tocca, difesa lunga, ancora in 4 per la Piastra, murata, palla per la seconda linea per la Fiorini. La difesa della Credimbria Ternana imposta il gioco con l'attacco, la numero 8 Mancini.
pallonetto. Irene tocca, deve cercare di giocare palla, c'è l'invasione a rete da parte della numero 8 Mancini. Dodicesimo appunto, 12-15, formazione per richiesta formazione per, da parte delle due formazioni. Si torna in, con la Ternana al servizio con la piastra, 3 da recuperare, 12-15, ma soprattutto 2-7-0. La Sacchetti colpisce l'asta. Tredicesimo punto, 13-15. Ancora la Mancini all'attacco, piastra. Diamo l'attacco della Credit Umbria Ternana con la giocatrice Delfino. Per la Delfino il nono punto e soprattutto il meno uno per la Ternana, che si sta avvicinando. 14-15. Si va con la piastra ancora in battuta, si dice con la maglia rosso. Ranieri in due per la difesa della Bartolucci, ancora l'attacco del Delfino, la difesa del libero del Ternana, palla forse bassa per la Bencini, fugge il controllo alla Irene, tocca e c'è il time out tecnico, 16-14. Più due per le ospiti che vanno ancora a questo terzo set sul secondo time out tecnico in vantaggio di 2 punti. Siamo con la nostra telecamera sulla squadra della Ternana, stiamo vedendo le disposizioni del tecnico in questo nuovissimo impianto della Pala Credit Umbria di San Gemini. Tornano in campo i due sestetti e adesso si va fino alla fine. Si va fino alla fine con la Bencini in battuta. L'attacco ancora di Irene, tocca, cerca di piazzare palla. Ranieri, Mancini, Fiorini, tocca, Delfino.
favoriti. La Delfino. ...15-16 e Alessandra Favoriti al servizio per la Credit Umbria Ternana, giocatrice di Massimo Braghiroli, pronta a rimettere palla in gioco. Parte il servizio sulla Sacchetti, Ranieri che serve ancora per la Sacchetti, il muro, Favoriti in difesa, pallonetto, la Baldini per le ospiti, Sacchetti, Ranieri, Mancini, pallonetto, Favoriti, ancora Ranieri in 4 per la Sacchetti, Favoriti, tocca, passe e si gioca il primo tocco considerato muro da parte dell'arbitro, la signora Casacci Lucia, secondo me è anche giusta l'interpretazione. Più due per le ospiti, 17-15 dopo un'azione molto bella di gioco. E si ritorna a giocare con la Mancini in battuta, 15-17 sulla Fiorini, palla per la Delfino e punto per la Ternana. Undicesimo punto per la Delfino, siamo 16-17. Ace in battuta della tocca, terzo punto per lei, 17 pari. Ancora l'attacco della Sacchetti. Undici punti anche per la Sacchetti, adesso sostituita dalla Alfanderi. Sul punteggio di 17-18, torna in battuta la giocatrice con la maglia numero 13. Per lei un errore in battuta nel secondo set, ma tante battute che hanno messo in difficoltà la squadra avversaria. Intanto c'è ancora la Delfino a segno dal posto 2, pronta ad andare in battuta sul 18 pari. Lungo il servizio della formazione dei Terni.
esce la Delfino ed entra la Belli. La ricezione della Belli per Tocca Irene. L'attacco finisce sulla difesa della squadra toscana, sull'asta della, esattamente la Ranieri per essere precisi. 19 pari. Sull'Alfanderi il muro della Favoriti, palla ancora per la Fiorini, Irene tocca, palla in quattro, Piastra. Punto numero 20 della squadra toscana, 20-19. Con la Ranieri in battuta sulla Belli. Fiorini, palla attaccata dalla Piastra, una difesa passata di là dalla rete, facile gioco per la squadra della Ternana che si mette sulla parità, 20 pari. La Baldini in ricezione, muro, palla in campo, è il 21-20. Ancora la ricezione della Poggi, Ranieri, il colpaccio della Mancini e adesso è in difficoltà la squadra del Toscana. Chiesto da Antonio Galata il time out, sul 22-20. Con la Fiorini in battuta, vantaggio di 2 punti del Rossoverdi, vediamo se sapranno mantenere il vantaggio. L'attacco della Piastra, il muro, questa volta è 4, non passa l'attacco della Piastra. E c'è il cambio, esce la Alfanderi e ritorna in campo la Sacchetti, maglia numero 15. Ventuno chi batte, 22 chi riceve e time out per Massimo Braghiroli. Attimi di tensione in questo finale di set. È pronta la Poggi.
a rimettere palla in gioco, 21-22, 21 chi batte, 22 chi riceve. Sulla Bartolucci, difficoltà di ricezione, adesso bisogna subire il contrattacco della Mancini e così è. Siamo sulla parità, ritorno alla Delfino, anzi scusate, la Camilli, esce la Piastra. ...22 pari. Autorizzata dalla signora Casacci, la poggia a rimettere palla in gioco. Fast, murata dalla Bencini, palla ancora per la Mancini. Questa volta è vincente il muro. 23-22 e in prima linea ritorna la Delfino, esce la Belli, ...23-22... con la Camilli in battuta per la Ternana, pallavolo. Ranieri, e subito una veloce al centro tra la Ranieri e la Bencini, parità, 23 pari. Adesso la Bencini torna in seconda linea, c'è anche un cambio, ritorna in campo la Piastra. Parte il servizio della Bencini, Irene tocca, in attimo di disattenzione della Ternana, adesso subire l'attacco. Della Mancini, e match ball, primo match ball sul punteggio di 23-24 su un'incomprensione su questa palla che doveva e poteva essere giocata diversamente, così non è stato. Facile gioco per la squadra ospite che mette a segno il primo match ball. La difesa della Sacchetti, Ranieri, palla per la Mancini, difende la Piastra. Ancora palla in quattro. Il muro della Stormi è fuori e si va sulla parità. ...24 pari. Alessandra Favoriti, serve sulla Sacchetti. Ranieri, Sacchetti. ...24-25 e palla in battuta per la Mancini. Parte il servizio della Mancini sulla Piastra, Irene tocca in quattro per la Delfino. È il punto della parità. ...25 pari, tiratissimo questo set con tocca Irene, la palleggiatrice in battuta sulla Poggi. Ranieri, palla per la Sacchetti. E altra palla match, terza palla match per la squadra ospite.
che adesso fa un cambio, esce la Ranieri ed entra in campo la numero 14 Filippini, per alzare sicuramente il muro, penso, non so, visto che la Ranieri sta giocando benissimo. E siamo sul terza, terza palla match. Sacchetti, ace della Sacchetti, è il 25-27, è il 3-0 per la formazione ospite, che cancella la sconfitta alla gara d'esordio.